Quindi vogliamo vedere ora una parola da Dio. Oggi vogliamo prenderla dalla liturgia di oggi nel rito ambrosiano, in questo giorno in cui si celebra il Corpus Domine. Viene presa dal Vangelo di Marco, capitolo 14, versetti dal 12 al 16. Il primo giorno degli azimi. Quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due suoi discepoli dicendo loro: Andate in città e vi verrà incontro un uomo con la brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: Il maestro dice. Dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Una parola da Dio che possiamo intitolare La stanza è pronta? O anche Dov'è la mia stanza? Gesù doveva celebrare la Pasqua con i suoi discepoli, quindi qui si tratta di far entrare in quella stanza Dio e la Chiesa. Dio e gli altri, i due bracci della croce, uno in alto e uno in orizzontale. Uno non ha senso senza l'altro e uno non regge se non c'è l'altro. Il maestro dice: Dov'è la mia stanza? Dov'è la mia stanza? E di quale stanza si parla? Beh, là era proprio una stanza fisica. Mi ricordo quando siamo stati a Gerusalemme, siamo andati a vedere, era una semplicissima stanza. Non c'era ancora un santuario allora o per accogliere Gesù, era una semplice stanza, proprio il piano superiore. Ma qui la stanza nuova siamo io e te, la nostra vita. Il maestro dice: Dov'è la mia stanza? Dov'è la mia stanza perché io possa celebrare dentro di te? Dov'è la mia stanza nella quale possa esserci anche la Chiesa, i miei discepoli, gli altri? Dov'è la mia stanza? Beh, non c'è da fare chissà quale altre esegesi. Se vogliamo, dobbiamo proprio solo chiederci: ma dentro di me c'è posto? Qui dice: vi mostrerà il piano superiore una grande sala. E piano superiore significa che da discepoli, proprio un posto, chiamiamo un po' più elevato, non è terra terra, ma è un posto che sale verso Dio. E dice arredata già pronta. E noi siamo arredati già pronti per Dio o siamo ancora un po' ripieni di mondo, mondanità, spiriti impuri, pensieri pessimisti, negativi, critiche, mormorazioni, paure, dubbi e cose del genere? La nostra stanza è pronta per Dio. È stata preparata affinché Gesù possa celebrare la Pasqua con noi, in noi? Beh, adesso facciamo una specie di bagno di luce, anche se il titolo di questo programma di oggi è Una parola da Dio. Vediamo di far entrare magari Gesù nella cucina, nella sala, nella stanza, nel bagno, nella cantina, nella soffitta, magari abbiamo anche un garage. Proviamo a farlo entrare in tutte queste stanze, cioè nella mente, nel cuore, in tutta la nostra esistenza. Proviamo adesso a farlo entrare come preghiera. Allora sì che l'Eucaristia funzionerà dentro di noi, cioè il Corpus Domini, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è stato Gesù. Il corpo di Cristo è l'Eucaristia, il corpo mistico di Cristo è la Chiesa, io e te.
Ecco che quindi oggi deve essere anche la nostra festa, perché siamo il corpo di Cristo, la Chiesa. Ma che tipo di corpo di Cristo siamo? Cioè, funzionanti? Dipende se l'abbiamo lasciato, se lo lasciamo celebrare dentro di noi, effondersi dentro di noi, vivere dentro di noi. Dipende se gli abbiamo dato disponibilità. Quel padrone di casa, voi sapete che Marta, padrona di casa significa, fece entrare Gesù, lo accolse in casa sua. Questo padrone di casa accolse Gesù e i suoi discepoli. E anche io e te siamo padroni di casa nostra. Alla fine neanche il maligno può entrare se non siamo noi ad aprirgli, attraverso errori, paure, sbagli e cose del genere, peccati. E allora vediamo adesso di aprire o riaprire pienamente a Gesù e quindi poi agli altri, in particolare alla Chiesa, perché possa esserci Pasqua e affinché noi possiamo essere veramente corpo di Cristo ancora per gli altri. Eccoci qua, Signore, oggi ci chiedi: dov'è la mia stanza? Dov'è la stanza nella quale io possa entrare, celebrare e vivere? E allora la prima stanza, l'ingresso. C'è scritto in Apocalisse che tu bussi e chi ascolta la tua parola ti apre e tu entri e inizi a manifestarti. L'ingresso sono le nostre orecchie. Cosa ascoltiamo in questa stanza? Cosa ascoltiamo solitamente? Vogliamo lasciar purificare il nostro ascolto. Cosa guardiamo? Cosa ascoltiamo durante le nostre giornate? Cosa leggiamo? Diamo del tempo a te, o Dio, di parlarci. Leggiamo la tua parola. Perché tu attraverso la parola bussi. E chi ascolta e apre accogliendo la parola, accoglie te. Vogliamo rimetterci in gioco, Signore, nel nostro ascoltarti, nel nostro ascoltare te più che quello che dice il mondo, perché tu dai parole di vita eterna. Il mondo dice molte parole menzognere anche in questo tempo. Sta dicendo molte menzogne spacciandole per verità. Propone degli elisir di vita eterna anche, che non lo sono, a volte sono anche veleni. Vogliamo imparare ad ascoltare te. Vogliamo lasciare che questa stanza dell'ingresso sia pulita e disponibile adesso. Vogliamo entrare nella cucina adesso con te, lì dove soprattutto può esserci il vizio della gola. Sì, dove ci sono i piaceri. Vogliamo lasciarti entrare, Signore, perché tu sei il piacere numero uno, e noi non vogliamo essere legati in malo modo anche ai doni che ci fai, dal cibo all'affettività, alla sessualità, ogni cosa. Tutti questi piaceri li vogliamo risottomettere a te. Vogliamo fare un po' di pulizia di tutti questi attaccamenti. Vogliamo che la cucina sia pulita, che nella nostra dispensa, nel nostro frigo, ci siano solo cose sane. Via tutto quel cibo anche che abbiamo fatto entrare attraverso esoterismo, attraverso magari delle letture sbagliate, cose non cristiane. Via tutto quel cibo. Via tutte anche quelle letture sbagliate che ti propongono in un modo distorto. Signore, vogliamo far pulizia. Pulizia del nostro frigo. Vogliamo che ci sia solo la tua parola, il tuo amore, la tua grazia, i tuoi sacramenti. Ora andiamo nel salone, lì dove passiamo del tempo. Sì, vogliamo rimettere in ordine anche le nostre priorità di vita, il tempo. Per cosa lo dedichiamo? Cosa facciamo dei weekend, fine settimana, delle festività?
dell'estate, delle ferie. Cosa ne facciamo delle nostre serate? Come passiamo il tempo? Signore, vogliamo permetterti di ripulire questo, di prendere autorità nel tempo della nostra vita, perché qualunque cosa facciamo, la facciamo con te. Qualunque cosa facciamo, la vogliamo fare con te, per te, in te. Ed ora andiamo nella stanza, lì dove in particolare, magari ci sono i vestiti, vogliamo ancora affidarti il nostro modo di apparire agli altri. Quanto tempo passiamo per cercare di apparire agli altri? Signore, vogliamo ripulire questo bisogno di apparire, sapendo che dobbiamo rivestirci di te. Un vestito nuovo, te, Signore. Via tutti gli altri vestiti e anche magari meno vestiti che vogliono far apparire solo il nostro corpo e non te. E poi ecco il letto nuziale. Con chi facciamo l'amore? Quali sono le nostre relazioni affettive e anche sessuali? Vogliamo permetterti di pulire il nostro cuore, i nostri attaccamenti sbagliati. Fai pulizia in questo momento se ci sono dei legami sbagliati con la sessualità, con l'affettività. Spezza tutto questo, liberaci e rendici puri. Vogliamo essere puri, vogliamo amare in modo puro. Dire di no all'impuro e dire amen all'amore puro. Ecco la stanza da letto ripulita. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Vogliamo andare anche in bagno dove ci prepariamo per uscire, dove espletiamo i nostri bisogni, Signore. Vogliamo rimettere tutti i nostri bisogni nelle tue mani perché con te potremo sentirci liberi e soddisfatti. Liberi e soddisfatti solo da te. Lavati prima. Sì, vogliamo permetterti di lavarci, Signore. Lavaci e purificaci. Lavaci e purificaci ancora. Rendici belli con la tua grazia. Solo così saremo belli. Poi liberati, possiamo poi soddisfare tutti i nostri bisogni con te. Vogliamo andare anche un attimo in soffitta, lì dove abbiamo messo le cose vecchie. La nostra memoria, a volte ricordiamo ancora delle cose del passato, la rovinosa nostalgia, e allora era meglio. Ma come fai a celebrare la Pasqua adesso se rimaniamo nel passato? Il passato è nelle tue mani, basta ricordarlo in un modo sbagliato, voler ritornare indietro. Basta anche tenere rancori per il passato, in questo momento vogliamo perdonare. O non potrà esserci Pasqua, non potrà esserci passaggio, non potrà esserci vita per noi se nella soffitta continuiamo a tenere troppo vivi le cose del passato. Vogliamo quindi perdonare, vogliamo dimenticare, vogliamo poter vivere il presente. Guarderemo in soffitta solo quando ci servirà per imparare a prendere decisioni per il futuro. Ed ecco questo futuro. Scendiamo nella cantina, lì dove abbiamo già messo via delle cose che ci serviranno in futuro. Il luogo dove teniamo pronte delle cose per il futuro. A volte siamo così preoccupati che teniamo tante cose. Ma tu ci dici non preoccuparti per il futuro. Io sono il tuo futuro. Il tuo futuro è nelle mie mani. E allora, Signore, questa cantina diventa la cantina della fede. Cioè noi viviamo ogni giorno. Ogni giorno vogliamo iniziare a vivere. La manna durava un giorno solo. Non vogliamo tenere cose, preoccuparci per il futuro. Tanto tu ci darai il pane quotidiano. Grazie, Signore. Ed ora andiamo in garage e vogliamo salire. Salire a bordo della chiesa, salire a bordo
di questa macchina, di queste relazioni che abbiamo con gli altri, ma solo con te. Non vogliamo più vivere le relazioni senza di te. Non vogliamo più dire questa è la mia macchina, ma questa è la nostra macchina, oh Dio. Tu sei in macchina con me, tu sei in barca con me e quindi rendo disponibile questa mia vita anche per i fratelli, per le sorelle, per quanto la tua provvidenza manderà ogni giorno a incontrare. Ed ora, Signore, effonditi in tutte queste stanze, effonditi nella casa nostra e benedicici ancora, rendendoci ancora benedizioni per tanti altri.